Buonasera, fratelli della congrega, anzi, buon pomeriggio, sono le 14:07. 80% di carica del cellulare, siete carichi? Avete le batterie scariche? Ora, non voglio scaricare addosso agli altri le responsabilità di cui dovranno rendere conto. Sì, perché della responsabilità va reso conto. E ora vi racconto, non è una mia licenza poetica, è un modo di parlare, insomma, pour parler, diciamo, nel parlato gergale e gente che non vuole capire o fa, come si dice, orecchie da mercante. Ora, puntualmente io ho salvato tutto, screenshottato, con un programma che riprende ciò che avviene nel desktop, diciamo così. E quindi anche desktop in senso lato, in questo caso sì, metaforico, e nel parlato si suole dire, e quindi anche su YouTube, ma al solito si è sentito chiamato in causa questo povero disgraziato che non ha nulla da fare anche a tarda notte se non visionare e fraintendere, malinterpretare alcuni miei video, perché la coda di paglia di chi probabilmente soffre di complessi di colpa oltre che a quelli di inferiorità. Ecco, aveva proprio realizzato un video e me l'ha mandato da un nick creatosi un paio di giorni fa, fra le mille multiple identità, da me, ripeto, salvato, opportunamente segnalato a chi di dovere, e oltre ad essere stato denunciato per avvenimenti, fatti e sue azioni abbastanza scellerate da malfattore vigliacco, ecco, sarà integrato questo, insomma. Lui oramai è totalmente, ci sarà l'integrazione, è totalmente disintegrato. Quando si arriva a questo livello di bassezze, e ripeto, di viltà, di vigliaccherie, significa aver distrutto una persona che si diverte a fibbiare patenti di scemo e, non so, di passare il tempo a cercare fra i video e screenshottare in quel caso, sì, semmai un'immagine di te in un video in cui avevi gli occhi chiusi per farti passare da cretino. Guardate questo qua, lo scemo, ma vedete che espressione del viso che ha? Sì, anche se noi utilizzassimo il fermo immagine sulle migliori interpretazioni di Robert De Niro, frame dopo frame, riusciremmo a captare forse e a catturare il suo sguardo un po' da ebete in quel nano, qual è questo personaggio? Secondo, no, questo è proprio l'ultimo degli ultimi, nano secondo, quindi, a parte che lo ringrazio perché ha scelto delle belle immagini di me, una l'avevo utilizzata come fotoprofilo, e che vi posso dire, adesso accendo una sigaretta, tutto salvato, forse lo inserirò anche nel Genius Pop, nella descrizione aveva scritto, fra l'altro, sgrammaticato, ciò che aveva scritto anche nel video, senza virgole, utilizzando poi mie immagini, ha perso la ragione, come potete constatare. Rido perché è un povero ebete, che si è andato a cercare quello che gli sta succedendo e ancora più gravemente gli succederà, quindi non aggravasse la sua situazione già molto precaria e poco stabile a livello mentale. Probabilmente sarà sottoposto a delle cure anche farmacologiche. Scrive, non sfidarmi, altrimenti potrebbe lei mi dà del lei, poi usa pure del tu, a un certo punto, tornare nel bel ricordo, quindi un bel ricordo. Allora ricordiamo le cose belle, no, non in un brutto ricordo lontano. Sì, dovete sapere, si sa, io fui internato, angariato, bullizzato e quindi reagì in maniera scriteriata, preso, fermato, indagai. Quindi cosa pensa di fare questo povero storpio? Perché tale, purtroppo io faccio l'attore anche, faccio lo scrittore, io recensore di cinema. Ieri ho piacevolmente conversato per esempio con Andrea Roncato in privato, quindi rimane allucinato, sconvolto da questo cambiamento. Cosa succede sul follow? Cosa succede? Che le persone crescono, a differenza di un minus habens, di un nanerottolo rimasto col cervellino piccolo, secondo me anche in mezzo alle gambe, ai tempi forse, ma neanche dell'adolescenza, qua siamo in età prepuberale. Proprio uno stato mentale veramente ghiacciante, è uno stadio, diciamo, di crescita psicologica, ma è avvenuta, quindi
forse questa avrà anche 40-45 anni, ma si comporta come uno di 8 anni. Se vuole il ciuccio in bocca, il nostro ciuccio, si ciucciasse un'altra denuncia, no? Oso sfidare un cretino del genere, ma lo smonti in 3 secondi netti. Quindi è un inetto, un essere malato nel cervello, poveretto, infetto, e quindi poi disinfetta tutto, perché poi mette le cose, poi le cancella, ma è tutto salvato, quindi dove cazzo penso di andare? Cosa penso di fare? Mandasse, 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 così aggraverà la sua situazione. Adesso mi stavo impappinando. Prendesse questo pezzo in cui sbaglio, diciamo, nell'occhio, incespico, e lo diffondesse. Vedete, il falotti non sa neanche parlare, è zoppicoso. L'inculata è sempre più tremenda, sempre più potente, sempre comunque questa gente nel culo l'ha preso. Irreversibilmente! Lo so, sono eccezionale veramente, d'altronde io posso imitare, anche Diego Batadua non me lo posso permettere. Altra gente possono permettersi queste persone, altra gente può permettersi. E allora, adesso ti corre, queste persone possono permettersi soltanto di inveire, di reagire male. Di fuggire, fuggire. Saprà di coglio, coniglio. Alla prossima. Adesso sto scrivendo il commissario Falò 2. Ieri ho ricevuto una ventina di vendite. Sì, non mille vendite, ma 20 vendite al giorno fra audiolibri. Ho ricevuto il pagamento di Cattleya per il mio doppio ruolo da comparsa. Ma dico a questi qua che pensano io sia sprovveduto, poco avveduto. Recettivo, sì, beh, vedrai, adesso reagirà male, avrà, poi si comporterà in un certo modo, e passerà dalla parte, sì, del torto, vai, 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 metaforicamente di torte in faccia, sì, vabbè, continuassero così, continuassero a mettere commenti stupidi nelle bacheche altrui, si vede che non hanno un cazzo da fare, e secondo me questi hanno così tanto tempo da perdere con me, che sono un perdente nato, che non stanno manco a pensare a scopare. E che devono scopare? Questa, che forse è la madre di questi, la madre imbecille è sempre incinta. Questi qua a terra devono scopare tutto il pavimento. Forse pulire, stracci e ramazze per questi poveri cristi.